anno, nuovi volti nella società e nuovo ruolo per Marco Zambelli? Sì, indietro non è male sicuramente. All'inizio quando la fatica è tanta, a prescindere da quello, credo che sia la mentalità che deve contraddistinguere questa squadra, a prescindere dai ruoli, a prescindere dalle persone, dagli interpreti. Credo che debba essere il nostro cavallo di battaglia proprio questo, l'essere a disposizione per recuperare quella che è stata una situazione disastrosa l'anno scorso e per tornare a essere grandi. Marco, però facci capire, ci eravamo lasciati la scorsa stagione con te impegnato a studiare nel ruolo di sinistro al centrocampo, di esterno sinistro, adesso ti ritroviamo marcatore, com'è la storia? Vale. Si vede che non ho studiato abbastanza. No, a parte gli scherzi, è indifferente davvero, è indifferente. Non voglio essere ripetitivo e dire per la causa, ma a prescindere dal ruolo dove gioco, l'importante è sempre quello di giocare. Quindi, il polso della situazione, soprattutto da un punto di vista psicologico dello spogliatoio, te forse meglio di altri puoi rappresentare anche quelli che sono i pensieri all'interno della squadra? Ma sai, io a volte sento dire sempre buon capitano, roba del genere, non sei un buon capitano senza gli altri vecchi con me. Se non riuscirei a far rispettare le regole senza di loro, non riuscirei a essere magari trascinatore se non lo fossero anche loro. Quindi ci sono io, ma ci sono anche tante altre persone. Andrea, Daniele per l'attacco, io, Ale, Valerio per la difesa, quindi Michele in porta quando e se giocherà. Però ecco, da solo non potrei fare niente. Credo che questo zoccolo duro debba essere il punto di partenza l'anno scorso, nonostante magari l'anno scorso fosse stato messo in discussione. Credo che ci sia grande voglia anche di ridimostrare questo, che su di noi la squadra si può appoggiare. Lo aspettate su Digna? Lo aspettano tutti, lui fa parte del Brescia Calcio, è ancora tesserato del Brescia Calcio, quindi noi compagni sinceramente ci aspettavamo un atteggiamento diverso. Siamo tutti uguali, altrimenti anche Andrea potrebbe essere stato a stentino. Quindi lo aspettiamo, per noi è un valore aggiunto, ripeto, è un comportamento secondo me, secondo anche gli altri ragazzi, non giusto. Se viene, chiaramente è giusto anche che venga lui. Poi ho letto sui giornali in questi giorni, c'è stato problemi famiglia, letto. Però non li ha comunicati. Questo non lo so se li abbia comunicati, però ti dispiace, li siamo vicini, però dopo qualche giorno credo che debba fuoriuscire la professionalità di un atleta. Si sente questo vento nuovo? Si sente, si respira un'aria nuova, si respira un'aria di cambiamento, si respira un'aria di tranquillità rispetto ad altri anni, anche il fatto di partire a fare spenti, credo che per tanti ragazzi sia una buona cosa. Marco, un giudizio anche per te da capitano per le nuove maglie? No, mi sono piaciute, dopo sono gusti particolari, qualcuno piace la V più lunga, qualcuno piace la V più corta, qualcuno piace la V più blu scura. Però quest'anno è pulito. Però è più pulita, sembra di... Se anche non ti piacesse non lo diresti. No, invece... Ha delle camere spente, te lo direi. Stagione Gigi Scaglia, come è andato questo primo test del ritiro? Ma è andato abbastanza bene, ho fatto un po' di fatica perché avevamo un po' di carichi di lavoro dei giorni precedenti, però bene, dai, abbiamo fatto girare un po' la palla, abbiamo trovato due ruoli, abbiamo sbagliati altri, però come inizio va bene, vale sperare. L'auspicio è che sia un inizio buono anche per te, per una stagione un po' diversa rispetto all'ultima. Speriamo di sì. Adesso vediamo alla fine cosa succederà, però speriamo di essere protagonisti con questa maglia. Quanto è difficile levarvi le scorie di un'estate comunque abbastanza travagliata? Bah, non solo l'estate, perché anche tutto l'anno è stato un po' così, però dobbiamo ripartire da zero, cancellare tutto e andare avanti per la nostra strada, stare con la testa e dare sempre il massimo di partito. E pensando alla scorsa stagione da un punto di vista personale, intendo, che cos'è che non era andato? Non voglio neanche saperlo, lasciamo stare la scorsa stagione e cancelliamo, risettiamo tutto, perché anche a livello personale non è stato bello, quindi meglio cancellare e ripartire. Cosa ti aspetti da questa stagione? Ma no,
non mi aspetto niente, io penso a lavorare giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento e migliorare, poi si vedrà, daremo sempre al massimo come ho detto prima e anche col mister ci insegnerà i vari moduli da fare, le giocate da fare là il sabato e vedremo. Ormai sei una mezzala, tu che ci hai abituato a giocare dappertutto, però insomma ci sembra proprio che Iaconi ti veda così. Sì, il mister mi ha detto quest'anno gioco mezzala, però non si sa mai, nel senso vediamo, mi ha detto che gioco mezzala, speriamo. Però ti farebbe piacere se fosse così, nel senso, cioè, intendo dire trovare una collocazione e che sia quella punto e fine, possibilmente salvo emergenze. Sicuramente salvo emergenze, mi piacerebbe farla mezzala, poi decide il mister, nelle emergenze va bene tutto, però mi ha detto che farò la mezzala, speriamo. Gigi, casuale il fatto che hai giocato mezzala a destra? No, quando c'è Morosini mi mette sulla destra il mister, ha deciso così. Un giudizio sulla nuova maglia o sulle nuove maglie? Ah, belle, mi sembra belle. Gigi, 2 anni fa hai fatto la tua miglior stagione con Caloni. L'anno scorso sei andato un po' così così e quest'anno cosa pensi di fare? Spero di fare tanti assist a Leirone. Però sei un po' giù di forma a briscolone, dico. No, io e Leirone facciamo una coppia devastante.